Nello scorso episodio, quello stronzo di Fraps mi ha mollato a piedi. Quindi ho dovuto rifare tutto da capo e adesso speriamo di aver risolto. Allora, devo aspettare che arrivi l'ascensore. Ecco. Invece, nel gioco, io andavo a prendere a colpi d'ascia l'ascensore. Forse è per questo che è crashato il gioco ed è crashato Fraps. Quindi adesso, andando all'ascensore, le porte dovrebbero essere aperte. Però prima di andarci voglio controllare ancora qualche piccolo dettaglio per sicurezza, giusto per vedere se... Sì, come pensavo. Ho fatto tutto il giro dei vari appartamenti, infatti. L'unica cosa che ancora non ho tradotto sono un paio di caratteri, ma ritengo che magari non è essenziale dover tradurre tutti i caratteri se in qualche modo riesci a raggiungere la soluzione del problema. Sì, forse è più bello finire un gioco oppure completando tutti. Sì, però il problema è che non so dove cazzo andare a trovare sti cosi e non è che mi posso girare tutta questa cazzo di mappa. È altino, eh? Ah, si scendono le scale. Ok. Quindi, tecnicamente siamo nell'atrio. Molto bene. Ah, devo dormire ancora. Vabbè, prendiamo quest'acqua. Cazzo, non ci arriva col secchio. E come... Aspetta. E se alzassi il livello dell'acqua buttandoci qualcosa dentro? Queste sono statue, non credo che stanno qua per caso. E infatti si possono prendere. Non è che ci vuole un genio a questo punto. Quindi, io prendo queste statue. Le butto nella fontana e per ogni statua buttata il livello dell'acqua dovrebbe salire secondo le leggi della fisica, nel senso che la statua occupando una massa all'interno della fontana permette di innalzare il livello dell'acqua stesso, quindi penso che sia una cosa giusta da fare. Almeno credo che questa legge fisica in questo gioco sia stata mantenuta. Comunque, adesso verifichiamo la teoria. Fai un bagno. Infatti, si è alzato un po' il livello dell'acqua. Prendiamo anche questo. Però il fatto interessante è che ogni statua ha un volto particolare. Vuoi scommettere che queste statue non sono altro che la faccia degli sviluppatori del gioco, che hanno messo, diciamo, il loro volto impresso su queste statue per poter partecipare, cioè per risolvere il puzzle devi usare i loro volti. Sono sicuro che questa è l'unica realtà. Se una donna del genere esiste in realtà, deve essere un vero cesso. Ok, adesso il livello dell'acqua si è alzato, quindi possiamo riempire il secchio. E innaffiare i fiori. Ok. Sì, ma aspetta un attimo. Devo dormire. Ma che devo fare qua? Non mi sembra che ci siano... Ah, devo sfondare quella porta là. È l'unica porta che... Cioè, tecnicamente sfondando quella porta,
Finalmente si riesce a capire meglio questi caratteri. Vabbè, più avanti me li leggerò. Così è più facile, che sono nomi, quindi. Sono i nomi probabilmente. Aspetta un attimo. Quell'uguale di traverso allora è la Z. Qua ci sta una porta chiusa. Mi sa che. Perché ci sta una porta chiusa? Che fine è del gioco? Cioè, io devo uscire dal palazzo. Quindi praticamente a che mi serve una porta? Vabbè, vedi, sicuramente questa è la fine del gioco, ne sono sicuro. Perché una volta uscito dal palazzo non ci sta più niente da fare. Ok, dai, andiamo a sfondare la porta. Corri, 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 sì, corre. Ah, rompi, 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 rompi. Esci, abbiamo finito. Abbiamo finito, siamo fuori. E allora? Niente titoli di coda, niente. Non mi fa andare a nessuna parte, ma perché non me? La porta si è illuminata per. Quindi devo entrare anche qui. Vediamo un po'. Oh, ma quanto sei bello! E allora? Oh, porca troia! Oh, cazzo! Ma che cazzo era quel mostro? Quella è la scelta. Oh mio. Oh cazzo. Siamo noi quel mostro. Come cazzo facciamo a vivere combinati in quel modo? Oh cazzo. Qua si parla di una malattia. Muscoli, necrosi, memoria lost, sonnolenza. L'evacuazione è fallita, per cui l'impatto sulla popolazione. Infatti include coma, sensibilità alla luce, muscolatura debole, memoria lost, necrosi. E non possiamo uscire perché abbiamo un'accesa sensibilità alla luce come dei vampiri. Il nostro corpo è tutto pieno di necrosi, quindi significa che questo qua non è altro che un essere umano affetto da tutte queste forme di malattia. E allora lo scopo di questo gioco qual è? Farci comprendere la verità su di noi, che siamo dei mostri, un mostro pieno di cicatrici, di necrosi che sta. Memoria lo, cioè, la memoria a lungo termine, cioè, questo praticamente ha dimenticato lui chi è. Cerco di dare un significato agli ultimi caratteri, anche se ormai lo scopo del gioco è chiaro. Serviva solamente a far sì che questa persona
Forse ho capito perché ci sono tutte quelle diapositive di disastri. Cioè, praticamente il mondo in questo gioco è stato colpito da tante calamità che hanno generato un qualche virus, batterio, che in qualche modo ha ucciso tutta la popolazione mondiale, lasciando in vita solamente poche persone, tra cui il nostro personaggio, che è completamente pieno di masse tumorali, necrosi su tutto il corpo e dorme spesso. Forse per questo è sopravvissuto fino adesso, ma probabilmente il mondo in cui vive è un mondo spento, morto, dove non ci sta più vita. E magari quel disegno che è entrato dalla finestra serviva a fargli, diciamo, ricordare chi era e che è successo, per dargli, che so, la possibilità di decidere se continuare a vivere oppure di morire. Come una specie di... Forse quel mondo onirico era l'inferno che stava attraversando, legato ancora a un passato che ormai non esiste più. Sì, io vorrei dare una traduzione a tutti i caratteri, ma sinceramente ormai che ho capito com'è il gioco, non mi va di continuarlo. Quindi, visto che mi hanno dato la possibilità di dormire un'ultima volta, ma facciamo una cosa, dormiamo e vediamo un po' che succede. Forse dormendo, infatti, mi danno la possibilità di dormire ancora. Vediamo un po' che succede. E qui dove cazzo stiamo? Ah, è scomparso tutto, è rimasto solo. Però c'è la luce, maledizione. Che succede? Ehi, non siamo più sensibili alla luce. Non abbiamo più bisogno di piante per dormire. Possiamo tranquillamente girare per il mondo. Dopo, io ho un dubbio. Non è che magari si è addormentato per l'ultima volta? E questa qui è la sua anima. Mi sa che il nostro caro amico, una volta scoperta la verità su di lui, su se stesso, si è addormentato una volta per tutte. Beh, perlomeno adesso è libero. Però gli sviluppatori del gioco hanno fatto un lavoro eccellente questa volta. Anche se vorrei capire per quale motivo in un videogioco il finale più strappalacrime deve comportare la morte del protagonista. Va bene. Con questo penso di aver concluso. Se questa serie vi è piaciuta, lasciate un mi piace. Iscrivetevi se volete. E consigliatemi qualche altro gioco del genere, se vi va. Bye bye.